Ruspe già in azione nella mattinata di ieri nella zona degli Orti a Pesaro, dove passerà come da progetto la bretella stradale di collegamento per gli interquartieri. Le ruspe di Società Autostrade hanno iniziato i lavori di bonifica dell'area interessata. 25 sono gli appezzamenti di terreno che verranno sacrificati per la realizzazione dell'opera stradale e che verranno spostati, da come ribadisce il presidente della circoscrizione Pandolfi, sempre nella zona di Muraglia, ma non nell'area vicino al rugby. Si ipotizza una zona comunale situata in fondo a quella attuale. Come da prassi, gli uomini del centro operativo insieme ai tecnici comunali hanno iniziato a spianare la strada e liberare le aree per poi provvedere alla ricerca propedeutica da parte di Autostrade di eventuali ordigni bellici. Si presenta abbastanza complicata. Comunque noi adesso aspettiamo notizie, perché sembra che solo 25 orti mancherebbero, dovremmo rifarli sempre qui nello stesso posto. Alcuni pezzi di terra verranno proprio espropriati. Ne va via una montina, però quelli che rimangono, cioè, perché molti sono, no, l'hanno lasciato, molti sono, sai, con l'età non ce la fanno più, però sembra che le domande siano solo 25. E qui gli orti purtroppo qualcuno deve andare via, perché non come facciamo? Dove li mettiamo? Noi cerchiamo di risistemarli tutti, perché non è che siamo contenti che va via la gente. Come facciamo? Tanto se c'è il posto per 100, io non posso mettere 150. Tutti vogliono l'orto, ma se gli orti non ci sono. Il progetto dei lavori si caratterizzano attraverso tre aspetti, tra cui gli espropri: sistemazione del ramo finale dell'acquedotto romano che passa per la collina, gestita da Marche Multiservizi. Successivamente inizierà il lavoro da parte di Autostrade con la costruzione della strada prevista a due corsie e che collegherà il tratto finale a sud della circonvallazione con l'ospedale di Muraglia.